introduco brevemente questo webinar. Il webinar fa parte di un ciclo, probabilmente molti di voi avranno avuto modo di seguire anche qualcuno dei precedenti. Il ciclo è un ciclo che abbiamo realizzato sul tema delle linee guida per l'apertura dei dati e il riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico. Il webinar è una delle attività che sono realizzate nell'ambito del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale, per l'attuazione del progetto Italia Login, che Formez PA attua a supporto di Agid per l'attuazione del progetto Italia Login, la casa del cittadino. Quindi sono stati già realizzati due webinar, questo è il terzo, e il prossimo webinar all'interno di questo ciclo è previsto per il prossimo 13 giugno. Se qualcuno aveva visto l'ipotesi precedente, era previsto per il 15 giugno, quindi invece vi segnalo che è stato anticipato al 13 giugno ed è possibile iscriversi alla scheda su Eventi PA attraverso la scheda su Eventi PA, analogamente come avete fatto per questi altri webinar. Anche il prossimo webinar sarà un focus di approfondimento sulle linee guida Open Data in corso di redazione e che a breve, la settimana prossima, probabilmente verranno messe in consultazione. Sono già in consultazione, è già aperta la fase informativa della consultazione sulle linee guida e a partire dalla settimana prossima verrà aperta la fase di raccolta dei contributi, per cui invitiamo tutti a partecipare. Ovviamente nel momento in cui sarà aperta la fase di raccolta dei contributi ne daremo comunicazione sui soliti canali. Dove Agid dà informazioni sulle attività in corso, che sono sicuramente il sito dati.gov.it, il sito istituzionale Agid, ma anche a supporto sui canali di Formez PA. Il webinar di oggi è un focus specifico su un tema delle linee guida, uno dei temi trattati nelle linee guida. Oggi il focus è sui dati della ricerca, sui beni culturali e le esperienze transnazionali. Sicuramente avete avuto modo di vedere il programma. Il programma, come al solito, è ricco con diverse voci che approfondiscono aspetti specifici. Dopo questa breve introduzione, io darò la parola ad Antonio Rotundo dell'Agenzia per l'Italia Digitale che introdurrà l'intero webinar con i collegamenti fra i vari interventi. Come sempre, vi chiediamo di intervenire sottoponendo eventuali domande, ma anche suggerimenti su temi, su aspetti che ritenete utile approfondire. Potete intervenire utilizzando la chat. Dedichiamo alla fine degli interventi una sessione di domande e risposte, nella quale i relatori potranno rispondere alle domande arrivate durante il webinar. Nel caso in cui le domande fossero tante e non fosse possibile rispondere, lo faremo in separata sede, pubblicando magari una sezione di domande non risposte. Sempre il punto di riferimento per la raccolta delle informazioni, dei materiali relativi a questi webinar è la pagina dell'evento pubblicata su Eventi PA. In questa stessa pagina troverete, oltre al riferimento al prossimo link al quale è possibile al prossimo evento al quale è già possibile iscrivervi, troverete la registrazione di questo webinar e i materiali che i relatori presenteranno durante i loro interventi. A questo punto, io chiedo ad Antonio di intervenire. Il numero dei partecipanti è già consistente. Vi ringrazio per la fiducia e per la puntualità e spero che anche questo webinar possa essere di vostro interesse. Grazie, grazie Antonio. Grazie Sabrina, buongiorno a tutti. Come diceva Sabrina, questo è il terzo webinar di un ciclo che abbiamo avviato il 4 maggio e che è focalizzato, diciamo, a raccontare, quindi a rappresentare il contenuto delle linee guida open data
che da qui alla prossima settimana, diciamo, saranno messe in consultazione pubblica, come prevede l'articolo 71 del CAD, per poi seguire tutto l'iter conseguente, per arrivare, diciamo, all'adozione formale delle linee guida, quindi la pubblicazione, diciamo, in gazzetta ufficiale dell'avviso di adozione delle linee guida, e quindi da quel momento poi le linee guida diventano, diciamo, entrano in vigore e dovranno essere seguite dai soggetti destinatari delle linee guida, che, come abbiamo detto l'altra volta, e questa è una delle novità, diciamo, di direttiva, della nuova direttiva Open Data e quindi del decreto di recepimento, non sono solo le amministrazioni pubbliche o gli organismi di diritto pubblico, ma anche le imprese private e le imprese pubbliche e le imprese private che esercitano un servizio pubblico. In questo webinar, lo diceva Sabrina, come abbiamo già fatto nel precedente webinar, ci saranno dei focus specifici. La volta precedente, dopo l'illustrazione, diciamo, in linea di massima del contenuto delle linee guida, abbiamo fatto già dei focus sul nuovo approccio alle licenze, indicando quale sarà, diciamo, quali saranno i requisiti e le raccomandazioni proprio in tema di licensing dei dati aperti. E abbiamo anche fatto un focus sulle API, che è uno degli strumenti per alcune tipologie di dati obbligatori, come i dati dinamici e i dati di elevato valore, che devono essere implementati per rendere disponibili i dati aperti secondo le nuove indicazioni della direttiva Open Data. Oggi invece faremo, lo accennava Sabrina, un focus su dati della ricerca, beni culturali e esperienze che coinvolgono più stati membri, più paesi europei nella produzione e nella pubblicazione di dati aperti. Per quanto riguarda i dati della ricerca, lo dicevamo l'altra volta, il requisito principale che viene ripreso dal decreto di recepimento è quello che i dati della ricerca seguano i cosiddetti principi FAIR, quindi che siano reperibili, siano accessibili, siano riusabili e siano interoperabili. Per ciascuna di queste caratteristiche, questi principi nelle linee guida sono esplicitati delle indicazioni puntuali per far sì che i dati della ricerca, quindi i dati aperti, rispettino questi principi. La direttiva però precisa che quando si tratta di aprire, quindi quando parliamo di aperture dei dati della ricerca, bisogna tenere in conto anche, dice proprio così la direttiva esplicitamente, le preoccupazioni in tema di proprietà intellettuale. Allora abbiamo chiesto al professor Caso dell'Università di Trento di darci delle indicazioni su come queste due caratteristiche, queste due modalità, queste due previsioni normative possano eventualmente, se possono, essere seguite dalle pubbliche amministrazioni. Cioè, come faccio ad aprire dati se poi c'è anche la questione della proprietà intellettuale di cui devo tenere conto? Per il secondo intervento, invece, i beni culturali, questa tipologia di dati rientra ovviamente nell'ambito di applicazione delle linee guida, perché è esplicitamente indicato nella direttiva e nel decreto. Però se vedete la normativa, per questa tipologia di dati ci sono indicate sempre come eccezioni, nel senso che bisogna tenere conto, nel caso di dati relativi ai beni culturali, di normative specifiche, che in Italia sono per esempio il codice dei beni culturali, e anche, per esempio, in fase di tariffazione sono previste delle indicazioni specifiche per questa tipologia di dati. Quindi, siccome contestualmente, diciamo, alla definizione delle linee guida che stiamo
che abbiamo finalizzato e che, come abbiamo detto più volte, andranno in consultazione pubblica. Contestualmente, il Ministero della Cultura ha definito il Piano Nazionale di Digitalizzazione e le relative linee guida, viste anche le interlocuzioni che abbiamo attivato, diciamo, anche con il Ministero della Cultura, proprio per allineare, diciamo, le indicazioni che sono presenti nei due documenti. Abbiamo chiesto poi al Ministero della Cultura di presentarci questo lavoro, anche per dare un esempio su un dominio specifico di dati, perché, come diciamo poi nelle linee guida, è chiaro che il processo di apertura deve essere attivato anche tenendo in considerazione le altre normative che impattano, diciamo, sull'apertura stessa. Quindi, anche come dicevo prima, per i beni culturali bisogna comunque tenere in considerazione tutta la normativa specifica. L'altra volta parlavamo anche di aspetti organizzativi, quindi il processo di produzione e pubblicazione di dati aperti. Ci è sembrato utile far rappresentare, diciamo, le attività che sono inserite in un progetto europeo, il progetto GOPEG, finalizzato proprio alla produzione di dati aperti e armonizzati, in particolare dati geo-armonizzati, nel quale però viene data una particolare importanza a quella che gli inglesi chiamano discoverability, cioè la possibilità di ricercare e trovare, attraverso cataloghi nazionali ed europei, i dati aperti che vengono prodotti e pubblicati. L'intervento sarà anche un'occasione per evidenziare, eventualmente, se ci sono, criticità nel processo di produzione e pubblicazione che, se esistono in ambito nazionale, tanto più sono riscontrabili, diciamo, quando l'attività viene condotta insieme ad altri paesi europei, in cui ovviamente le regole le regole operative, diciamo, sono diverse da paese a paese. Questo, diciamo, in sintesi, quello di cui parleremo oggi. A tale proposito, ringrazio i tre relatori che faranno queste tre presentazioni, per la loro disponibilità, ma anche per la loro esperienza, che renderanno, diciamo, evidente in queste tre relazioni, e ringrazio tutti per la partecipazione. Quindi, per iniziare, passerei la parola al professor Roberto Caso, che, come dicevo, si focalizzerà sui dati della ricerca tra apertura e proprietà intellettuale. Grazie. Se possiamo passare alla presentazione. Grazie, così posso comandarla io stesso. Vi ringrazio molto per l'invito. Ringrazio l'ingegnere Rotundo per aver organizzato questo seminario molto interessante e per l'opportunità di presentare alcune ricerche che trovate poi in un working paper che è disponibile sul sito del gruppo di ricerca che coordino presso l'Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, che si chiama LoTeC. Quindi sul sito di LoTeC trovate una serie di working paper e l'ultimo è dedicato proprio agli open data e alla ricerca scientifica. Questo lavoro che io faccio su questo argomento specifico fa parte di una serie di ricerche che noi facciamo nell'ambito sia del gruppo LoTeC dell'Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, sia nell'ambito dell'Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta, sia nell'ambito di un progetto europeo che si chiama Recreating Europe. Quindi è un po' una convergenza di diversi gruppi di ricerca che si occupano da alcuni anni di queste problematiche. Quindi vi parlerò essenzialmente dell'antagonismo che esiste fra scienza aperta e proprietà intellettuale. Il tema è stato già accennato, cercherò di darvi alcune indicazioni. Dico anche che alcune delle cose che stiamo pubblicando e su cui stiamo lavorando sono
tutte sono in open access, per coerenza anche con i principi che promuoviamo, quindi trovate sempre sul sito Lotec un libro di Paolo Guarda che è dedicato proprio ai dati della ricerca scientifica, quindi al regime giuridico dei dati della ricerca scientifica, e poi è in corso di pubblicazione un articolo della dottoressa Marta Risi sulla, proprio sugli open data nel settore dei beni culturali e del patrimonio culturale. Di che cosa quindi vi parlerò? Come accennavo prima, vi parlerò di questo antagonismo che esiste tra proprietà intellettuale ed apertura dei dati. L'antagonismo emerge anche dalla norma della direttiva europea, dell'ultima direttiva sul public sector information, e dalla sua attuazione che ha modificato il decreto legislativo 36 del 2006. Quindi entrambe le norme fanno cenno alla proprietà intellettuale. Quello che cercherò di la domanda a cui cercherò di rispondere con sullo sfondo l'antagonismo tra proprietà intellettuale e apertura dei dati è il fatto che in realtà ci sarebbe da chiedersi perché una norma sull'apertura dei dati della ricerca in una regolamentazione che finora aveva deciso di escluderla, cioè le precedenti versioni della direttiva su public sector information non includevano i dati della ricerca. Perché c'è stato questo cambio di strategia normativa? Perché si è deciso di mettere anche i dati della ricerca nella regolamentazione dei dati della pubblica amministrazione? Quindi vediamo di darci alcune possibili risposte. Allora, intanto i principi che emergono dall'articolo 10 della direttiva 1024 del 2019, cioè l'ultima su public sector information, che stanno portando appunto anche alla redazione delle linee guida che sono state introdotte oggi. Allora, uno dei principi è quello dell'apertura per impostazione predefinita, e come diceva l'ingegnere Rotundo, il secondo principio è quello della compatibilità con le caratteristiche dei principi FAIR che sono stati già nominati e illustrati. Altro principio è quello della riutilizzabilità dei dati della ricerca, sia per finalità commerciali che non commerciali. E qui c'è poi il quarto principio, che è quello più problematico, di cui mi occupo io in questa breve relazione, e cioè la compatibilità con la proprietà intellettuale. È un principio quanto mai problematico, non solo perché è diciamo piuttosto scuro questa dichiarazione presa così a valore facciale, ma anche perché poi sta succedendo qualcosa anche sul piano della proprietà intellettuale. Quindi se si ritiene che l'apertura della scienza sia intrinsecamente incompatibile con il rafforzamento della proprietà intellettuale, allora occorre vedere se si sta andando a rafforzare la proprietà intellettuale sul piano delle leggi della proprietà intellettuale. Per proprietà intellettuale, lo ricordo brevemente a chi non è esperto della materia, si intende una macrocategoria piuttosto recente in realtà, che raccoglie dentro di sé diversi tipi di diritti di esclusiva, quindi diritti d'autore, diritti sui brevetti per invenzioni industriali, più in generale diritti di proprietà industriale, e poi marchi e segreti commerciali. Quindi stiamo parlando di un ampio ventaglio di istituti giuridici. Quindi nell'attuare quella norma della direttiva europea ritroviamo essenzialmente questi principi nell'articolo 9 bis del decreto legislativo. Che cosa diciamo succede in pratica? Che cosa sta succedendo nei centri di produzione della ricerca scientifica? In particolare in alcuni dei centri di produzione più importanti, quelli che fanno capo appunto in Italia prevalentemente alla pubblica amministrazione e allo Stato, cioè le università, gli enti di ricerca, gli istituti di ricerca. Sta succedendo in realtà che da anni, diverse decine di anni, parliamo di una tendenza che è iniziata negli anni 80, si sta rafforzando la proprietà intellettuale. Rafforzando la proprietà intellettuale non solo in generale, ma anche la proprietà intellettuale delle università e degli enti di ricerca pubblici. Allora, io porto avanti una tesi che trovate in alcuni miei scritti, e cioè senza interventi sulla proprietà intellettuale,
senza una diminuzione della importanza della proprietà intellettuale, quindi una riduzione dei diritti di esclusiva, è impossibile promuovere la scienza aperta. Ma questo poi ha a che fare con altri temi, quelli della valutazione della ricerca e delle infrastrutture per l'apertura della ricerca scientifica. Cioè, senza interventi, oltre che sulla proprietà intellettuale, anche sulla valutazione e sulle infrastrutture, l'apertura dei dati è probabilmente inutile e forse anche controproducente. Cioè, se noi non teniamo presente l'intero quadro, probabilmente andiamo verso uno scenario non positivo, che è quello della privatizzazione della ricerca scientifica, al quale viene poi applicato il cosiddetto capitalismo della sorveglianza, cioè quello che fa leva sull'appropriazione dei dati personali allo scopo di sorvegliare e quindi di prevedere il comportamento futuro e in ultima analisi influenzarlo delle persone. E tutto questo poi si muove in uno scenario di concentrazione del potere di mercato e quindi di potere del controllo dell'informazione e della conoscenza. Si è parlato recentemente, ne farò cenno, di capitalismo dei monopoli intellettuali. Allora, che cosa succede in questo contesto che è fatto di proprietà intellettuale, di valutazione della ricerca, soprattutto basata sui numeri, valutazione bibliometrica e controllo delle infrastrutture da parte di grandi potentati commerciali? Sta succedendo questo, sostanzialmente, che la ricerca scientifica è spinta a produrre, anche a sovrapprodurre pubblicazioni scientifiche, informazioni, che queste informazioni vengono appropriate dalle grandi piattaforme monopolistiche del mondo digitale e questa appropriazione fa anche leva sulla proprietà intellettuale. Quindi la proprietà intellettuale rafforza la posizione di queste piattaforme, quindi alimenta il potere monopolistico. E questo porta sostanzialmente alla privatizzazione della scienza aperta. Quindi è un circolo vizioso. Se non teniamo presente il dato di contesto, probabilmente regoleremo in maniera errata. Quello che cercherò di fare nei prossimi minuti sarà essenzialmente appunto descrivere l'antagonismo che esiste tra proprietà intellettuale e scienza aperta. Parlerò poi del controllo dei dati e degli algoritmi e in ultima analisi del controllo delle infrastrutture. Allora, qui assistiamo nel campo dell'antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale alla schizofrenia che c'è all'interno dell'Unione Europea, perché da una parte l'Unione Europea indubbiamente porta avanti una politica anche meritoria di promozione della scienza aperta. Faccio riferimento per esempio al fatto che i grandi finanziamenti alla ricerca implicano adesso obblighi di apertura delle pubblicazioni scientifiche e dei dati, ma che questo poi contrasta con la politica normativa in materia di proprietà intellettuale. Quindi evidentemente l'Unione Europea, la Commissione in particolare, ritiene compatibile la scienza aperta con la proprietà intellettuale, tant'è che rafforza poi la proprietà intellettuale sotto diversi piani e anche durante la pandemia, il che è abbastanza sorprendente. Quindi se andiamo a vedere per esempio il piano strategico sulla proprietà intellettuale in piena pandemia della Commissione, scopriamo che l'idea è quella di diciamo, continuare a rafforzare la proprietà intellettuale in tutti i suoi istituti. Tutto questo, diciamo, movimento di rafforzamento della proprietà intellettuale interagisce negativamente con le norme sociali della scienza, che sarebbero dalla scienza moderna in poi, quindi da Galileo Galilei, sostanzialmente, diciamo, puntate alla condivisione dei risultati della ricerca scientifica, quindi alla pubblicità degli stessi. Interagiscono negativamente perché influiscono poi sulle prassi degli scienziati, dei ricercatori, spingendoli invece a forme di proprietà intellettuale propriamente detta oppure di pseudo proprietà intellettuale. E questo diciamo, ha a che fare con quello che vi dicevo sta succedendo nelle leggi sulla proprietà intellettuale. L'esempio più scioccante di quello che sta succedendo è l'articolo 3 dell'ultima direttiva sul diritto d'autore, la 790 del 2019, che ricorre a un'eccezione al diritto di esclusiva per quanto riguarda il data mining, cioè l'elaborazione dei dati che generalmente si diciamo, prendono su internet con riferimento alle opere protette dal diritto d'autore. Perché è scioccante questo articolo? Perché in realtà il diritto d'autore si fonda sul principio per cui i dati non sono proteggibili
dallo stesso diritto d'autore, cioè si protegge l'opera dell'ingegno, la originalità dell'opera dell'ingegno, le parti originali dell'opera dell'ingegno, ma i dati, i fatti, le idee sono in pubblico dominio. E allora questa eccezione è scioccante perché sembra dire c'è bisogno di un'eccezione perché in realtà i dati sono protetti dal diritto d'autore. Questa è un'impostazione che è criticata da molta parte della dottrina e che si rifà a un'antica tradizione di lettura del diritto d'autore che rimonta a Kant, ma tant'è, questo è quello che sta facendo il legislatore europeo sul piano del diritto d'autore. Quindi questo è un primo problema. Un secondo problema è il fatto che poi i dati che vengono aperti, vengono poi in gran parte gestiti da entità che applicano forme di proprietà intellettuale, per esempio alle stesse infrastrutture che servono ad elaborare e processare i dati. In altri termini, per capire poi che cosa succede dei dati aperti, bisognerebbe seguire la storia dei dati, perché poi questi dati aperti finiscono nelle pance delle grandi piattaforme che applicano gli stessi algoritmi, per esempio di intelligenza artificiale, i quali a loro volta sono segreti, quindi protetti da proprietà intellettuale e sono di fatto nel controllo di questi soggetti, e quindi sostanzialmente alimentiamo, se non gestiamo correttamente il dato aperto, il capitalismo della sorveglianza, cioè quello che appunto punta alla sorveglianza capillare delle persone, e alimentiamo i monopoli intellettuali. Questa tendenza fa leva sia sulla proprietà intellettuale propriamente detta, cioè quella che c'è nelle leggi, che è descritta e normata nelle leggi, sia in una proprietà intellettuale, una pseudo proprietà intellettuale, che è fatta di nuove forme di titolarità esclusiva, fotografate da alcune regolamentazioni in maniera confusa, ma anche dal controllo di fatto dei dati. Alla fin fine è importante gestire i dati, quindi di averne il controllo di fatto e avere il controllo dell'infrastruttura. Qui trovate alcuni riferimenti, il libro della Sabina Leonelli e quello di Massimo Florio sulla privatizzazione della conoscenza, quello della Sabina Leonelli sulla ricerca scientifica nell'ambito dei big data, che appunto mette sull'allarme per quanto riguarda i rischi che si possono correre quando i dati vengono decontestualizzati. C'è un accenno in questo sulle linee guida molto molto rilevante che probabilmente andrebbe valorizzato, cioè il fatto che appunto i dati devono essere correttamente documentati perché occorre capire il contesto da cui derivano per far sì che poi mantengano il significato che avevano nel contesto originario. Un altro paio di riferimenti per dire sostanzialmente che tutto questo discorso non ha a che fare solo con l'innovazione. Quando parliamo di apertura dei dati, spesso si sente questa retorica dell'innovazione, cioè i dati aperti favoriscono l'innovazione. Certo, favoriscono l'innovazione, però bisogna andare a capire in che mercato poi si collocano. Se è un mercato che dà delle possibilità, per esempio alle piccole e medie imprese italiane, di entrare nel gioco dell'innovazione, oppure se vanno a alimentare, come dicono alcuni, il capitalismo dei monopoli intellettuali che fa leva sulla proprietà intellettuale. È la tesi, per esempio, di Ugo Pagano, un economista molto famoso italiano che ha scritto estensivamente su questo, ma è anche la tesi dell'americano Tim Wu, che ha scritto un libro tradotto per il Molino, che mette proprio in evidenza, come Ugo Pagano, che questa è una questione che non riguarda solo l'innovazione, ma riguarda la tenuta della democrazia. Cioè tutto questo concentrazione di potere nelle mani di pochi soggetti, è l'anticamera della distruzione della democrazia. E di questo si sono accorti all'estero. Oggi si diceva, questo è un seminario anche dedicato alle esperienze che sono oltre frontiera. Nelle esperienze oltre frontiera troviamo per esempio il grido di dolore della rettrice di Amsterdam che l'anno scorso, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, ha messo in evidenza che il controllo dei dati delle università da parte di piattaforme commerciali diminuisce
l'autonomia delle università stesse e la libertà accademica. Quindi prima o poi bisognerà cercare di fare qualcosa sul piano legislativo e anche sul piano dell'applicazione, soprattutto di queste nuove leggi che ci aspettiamo che prima o poi vedano la luce, per ridare un qualche tipo di controllo alla università sui dati che produce. Questo discorso, che è stato ripreso da Maria Chiara Pievatolo in un articolo in Open Access sul bollettino telematico di filosofia politica, è un discorso che va preso molto sul serio, perché quando l'università perde i dati, perde anche la possibilità di costruire il proprio futuro, cioè questa pervasività di queste piattaforme commerciali che controllano l'editoria, ma controllano adesso anche la didattica, soprattutto con la pandemia e con l'utilizzo massivo di piattaforme. Commerciali anche per la didattica a distanza, questo controllo pervasivo dei dati influisce sul futuro stesso dell'università, perché questi soggetti sono in grado di costruire il futuro. Qui il futuro delle scelte relative alla ricerca, agli studenti e quant'altro. E qui abbiamo un esempio che plasticamente dà l'idea dello scenario attuale nell'ambito della ricerca e di come vengono gestiti i dati della ricerca. Questo è uno schema preso da un paper di Brems ed altri del 2021, in cui si dice che quando lo Stato, il settore pubblico, non interviene sulle infrastrutture, le infrastrutture vengono appropriate dai soggetti commerciali, e questo riguarda tutte le fasi dello sviluppo della ricerca scientifica. Dal momento della scoperta fino al momento della valutazione abbiamo tutte le fasi controllate da grandi piattaforme come Microsoft e del Sevier. Quindi c'è una saldatura, come dice Maria Chiara Pievatolo, poi dal mondo che era in qualche modo confinato all'interno della ricerca, il mondo commerciale come quello di Elsevier, e quello delle grandi piattaforme che già operano in maniera pervasiva su internet, cioè le cosiddette GAFAM, cioè Microsoft, Google e compagnia cantante. Quindi questa letteratura sulle infrastrutture secondo me deve essere tenuta presente per poi cercare di immaginare che l'attuazione dei dati aperti nel campo della ricerca scientifica tenga conto di tutti questi, rischi. Tuttavia, pure teniamo in considerazione il problema della valutazione, e cerchiamo di immaginare una valutazione diversa da quella attualmente è assolutamente dominante anche e soprattutto in Italia, cioè basata su metriche, numeri e quant'altro, se anche immaginiamo che la valutazione delle università, dei dipartimenti, dei ricercatori diventi una valutazione dal volto umano, cosa che non è in questo momento, senza un intervento sulla proprietà intellettuale, di riduzione di quello che è il potere degli intermediari commerciali, quindi di sostanzialmente di compressione dei diritti di esclusiva che vengono gestiti dagli intermediari commerciali, non possiamo immaginare che il settore pubblico possa rivestire un ruolo indipendente, autonomo dai soggetti commerciali che dominano la scena. Questa è un po' la linea dell'Associazione Italiana per la promozione della scienza aperta, ed è anche la linea di tanti pensatori e analisti critici della proprietà intellettuale in giro per l'Europa. Ad esempio, molti dei studiosi che fanno parte del progetto Recreating Europe che ho citato prima. Alcune conclusioni e poi chiudo, tre punti. Senza riformare la proprietà intellettuale non possiamo parlare di un'apertura benefica dei dati. Dobbiamo anche riformare la valutazione della ricerca, quindi intervenire su quello che è il delirio basato sulla bibliometria attualmente dominante, soprattutto in Italia, e creare delle infrastrutture che siano effettivamente nel controllo della pubblica amministrazione, dello Stato, dei soggetti pubblici. Per far questo poi occorre formare, come stiamo facendo anche con questo seminario, quindi occorre lavorare molto sulla formazione di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo della pubblica amministrazione dell'università, e questo serve a preservare l'autonomia e l'indipendenza della scienza
E in ultima analisi, questo non è una questione appunto di solo di mercato e di innovazione, è una questione di tenuta della democrazia. E qui cito, diciamo, qualcosa che appartiene ai miei tempi, una serie televisiva che appunto parlava della sorveglianza in modo inquietante. Noi non siamo dei numeri, non lo sono i professori universitari, non lo sono gli studenti e non siamo nemmeno solo dei dati, almeno fino a che avremo la libertà di dirlo. Grazie per l'attenzione. Qui trovate i riferimenti all'articolo che spiega in maniera più distesa quello che ho cercato di sentire. Io chiedo adesso ad Antonella Negri di intervenire, di aprire la sua webcam e avviare la sua presentazione con il focus sui dati della cultura. Perfetto, spengo la mia webcam, grazie. Mi sentite? Ok, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie per questa occasione che mi sembra veramente importante. E, come già anticipato Antonio Rotundo, io vi farò vedere un po' quello che stiamo facendo nell'ambito del Ministero della Cultura e Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, proprio per delineare un quadro su quella che è la situazione in riferimento alla direttiva, quindi AGID dei dati aperti. E noi ci siamo trovati a lavorare un po' parallelamente su alcune cose, quindi insieme ad AGID per la pubblicazione di queste linee guida, anche il Ministero, appunto il mio istituto, è in corso abbiamo appena aperto adesso la partecipazione pubblica di questo piano nazionale che cercherò di descrivervi brevemente e di fare poi un focus su quello che è proprio il discorso della normativa riferita ai beni culturali e quindi alla circolazione e al riuso delle riproduzioni in ambiente digitale di beni culturali, quindi con riferimento appunto a questa parte che viene citata poi nella direttiva PSI. E dunque, vi riassumo quello che è il nostro compito istituzionale come Digital Library, quindi come istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, che è un istituto di recente formazione. Siamo nati in piena pandemia nel marzo 2020 e come primo compito, ecco, noi abbiamo proprio la redazione di questo piano nazionale di digitalizzazione. Ovviamente la pandemia ha creato questa battuta d'arresto, ma successivamente con quella che è stata la risposta al coronavirus dell'Europa con questo pacchetto di incentivi, appunto Next Generation EU, abbiamo potuto, diciamo, rendere concreta questa attuazione di questo PND, di questo Piano Nazionale di Digitalizzazione. Noi abbiamo l'attuazione dell'investimento M1C3 del PNRR, che è proprio la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività, cultura e turismo, e l'investimento 1.1 si chiama proprio strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale. Come subinvestimento, quindi nell'ambito di questo investimento 1.1, noi abbiamo ben 12 linee di progetto e il primo subinvestimento, il punto 111, è proprio la redazione del piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale. Il nostro target è giugno 2022, quindi siamo proprio anche noi, parallelamente ad AGID, siamo in corsa con la consultazione pubblica di questo documento e quindi con quella che sarà poi la pubblicazione a fine giugno. Brevemente vi faccio un po', vi delineo qual è lo scopo e quali sono i destinatari e il contesto di riferimento di questo piano nazionale di digitalizzazione. Quindi diciamo che lo scopo è
una visione strategica con la quale il Ministero della Cultura intende promuovere e organizzare questo processo di trasformazione digitale in questo quinquennio, quindi dal 2022 al 2026. A chi è rivolto? È rivolto ai musei, agli archivi, alle biblioteche, agli istituti e ai luoghi della cultura pubblici che ovviamente conservano, tutelano e gestiscono, oltre a valorizzare, i beni culturali. Questo piano nazionale è il frutto di un processo di condivisione e confronto con diverse istituzioni culturali e quindi diventa un riferimento metodologico operativo per tutti i soggetti che si muovono nel campo della cultura, nel campo culturale, sia nell'ambito pubblico sia nell'ambito privato. Il PNRR ovviamente ci dà la possibilità di realizzare, cioè di mettere a terra quelli che sono gli obiettivi strategici di questo piano nazionale. Quindi il PND è proprio il contesto strategico, intellettuale e professionale di riferimento per la realizzazione degli obiettivi di questo piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi definiamo il nostro piano nazionale un documento strategico e lo abbiamo articolato in tre macro sezioni, che sono ovviamente collegate in una dimensione di processo, quindi una visione, una strategia e le linee guida. La visione è quella che prefigura la trasformazione, quindi i valori si concretizzano poi in obiettivi che generano opportunità di cambiamento. La strategia definisce il percorso per implementare e quindi conseguire questi obiettivi. Le tecnologie abilitano i processi che vengono governati da persone. E poi le linee guida, cioè questi strumenti operativi che supportano la pianificazione e l'esecuzione delle attività legate alla digitalizzazione del patrimonio e alla trasformazione digitale dei luoghi della cultura. Qui sotto ho inserito due note, nel senso che questo piano nazionale è il frutto di un processo partecipativo interno al Ministero e quindi è stato redatto in una forma collaborativa. Il suo contenuto è stato oggetto di confronto e dialogo costante, mettendo al centro del dibattito la qualità dei contributi e dei dati raccolti. Le linee guida, quindi questi strumenti operativi, sono invece state redatte da esperti di settore che si sono confrontati all'interno di tavoli tecnici che sono stati istituiti ad hoc per ogni argomento che ha caratterizzato poi queste linee guida. Qui ho messo due slide su quella che è la visione del piano e qual è la strategia, proprio per dare un po' un quadro di riferimento nel quale ci stiamo muovendo. E quindi il patrimonio culturale viene inteso come una risorsa utile per interpretare il mondo che ci circonda e quindi dobbiamo partire condurre un'attenta analisi della domanda e delle aspettative proprio per creare nuovi servizi e favorire la nascita di imprese innovative intercettando quelli che sono i bisogni emergenti. Sulla strategia, ovviamente, per poter raggiungere gli obiettivi di questo nostro piano nazionale bisogna individuare una strategia di attuazione che sappia però cogliere le opportunità che vengono offerte dal processo di transizione digitale e quindi trasformare queste opportunità in azioni concrete. La prima serie di azioni strategiche è proprio volta alla creazione di un contesto tecnologico abilitante su cui poter radicare poi questo processo di digitalizzazione. E quindi la necessità di disegnare questa strategia per la gestione del patrimonio culturale, in accordo con quella che è la strategia europea e nazionale. Per cui le principali azioni del Piano Nazionale di Digitalizzazione sono riconducibili all'investimento citato in precedenza, cioè strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale del PNRR. Veniamo alle guide operative, che sono poi il focus che faremo su una in particolare, che è quella relativa alla circolazione e al riuso delle immagini dei beni culturali. Allora, le linee guida operative sono degli allegati tecnici che sono a supporto del piano. Si tratta di 5 documenti che ciascun allegato approfondisce un aspetto specifico delle pratiche di digitalizzazione e quindi fornisce uno strumento per pianificare e eseguire attività connesse appunto alla trasformazione digitale del patrimonio culturale.
Sono dei modelli che mettono a fuoco delle procedure utili per affrontare queste sfide organizzative e metodologiche. C'è un primo allegato che riguarda proprio la digitalizzazione, sono linee guida che ci guidano proprio nel processo di digitalizzazione dei beni culturali. Poi abbiamo un allegato, adesso ve li faccio brevemente, ho una scheda per ogni allegato e poi scenderemo nel dettaglio. Quindi le linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale hanno proprio, diciamo, lo scopo di definire degli approcci e delle procedure per la creazione, la metadatazione e la conservazione degli oggetti digitali. Quindi una base non solo metodologica ma anche tecnica per gli istituti della cultura che sono incaricati di redare questi progetti di digitalizzazione. Ci sono modelli operativi che aiutano proprio nella realizzazione di queste procedure. Le linee guida invece per la redazione del piano di gestione dei dati servono proprio per definire il processo di gestione dei dati e quindi come descrivere, analizzare, archiviare, condividere e conservare i dati dei progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale. Ci sono degli esempi e una cosa molto, molto utile, queste linee guida sono dotate anche di esempi e buone pratiche proprio nel campo dei dati aperti e vengono messi sotto forma di FAQ, quindi di domande e risposte, proprio tutte quelle cose che possono essere utili agli istituti di tutela per strutturare la pubblicazione di dati aperti. E qui le linee guida invece per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale, che sono un po' il focus di questo intervento, sono proprio una razionalizzazione e un riordino, noi diciamo a legislazione invariata, nel senso che, come diceva anche Antonio Rotundo, c'è il codice dei beni culturali che definisce delle diciamo, c'è una norma che viene a definire delle indicazioni che non possono essere evase, per cui quello che noi abbiamo cercato di fare con queste linee guida è dare proprio dei termini d'uso più chiari ed uniformi ed agevolare l'attività quotidiana di musei, archivi e biblioteche proprio nel distinguere senza possibilità di equivoco i limiti e le possibilità di riutilizzo delle immagini dei beni culturali rese disponibili in rete dagli istituti di tutela. E poi vedremo un piccolo approfondimento. Il quarto documento di linee guida riguarda la classificazione di prodotti e servizi digitali, processi e modelli di gestione, sono pensate proprio per guidare gli istituti nella classificazione di prodotti e servizi digitali a partire dalle diverse tipologie di beni culturali e dal loro relativo potenziale di valorizzazione, quindi una sorta di mappatura dei prodotti erogabili. L'ultimo documento è invece una introduzione alla metodologia per la valutazione della maturità digitale degli istituti di cultura, che descrive proprio i principali modelli di Digital Maturity Assessment ed evidenziandone le opportunità di applicazione al patrimonio culturale pubblico. È una sorta proprio di metodologia valutativa per consentire alle istituzioni culturali di comprendere il loro punto di partenza iniziale e governare efficacemente i processi di transizione digitale. E, brevemente, la modalità di pubblicazione e consultazione di questo documento, di questo piano nazionale di digitalizzazione, potete trovarlo sulla piattaforma Partecipa, dove abbiamo predisposto un questionario proprio per avere dei feedback su questo piano, e è consultabile sul sito di Docs Italia e poi per diciamo, gli esperti anche su GitHub. Per cui chiuderemo la consultazione pubblica alla metà giugno e, raccolti poi tutti i feedback, andremo in pubblicazione a fine giugno. Questa è la sintesi un pochino delle fasi della consultazione. Scendiamo adesso invece nel dettaglio di quello che dicevamo con Antonio Rotundo, cioè che queste linee guida che abbiamo prodotto servono proprio a dare un indirizzo operativo partendo dal quadro normativo vigente, quindi non possiamo
non tener conto di questo contesto normativo, che sono appunto il codice dei beni culturali, l'articolo 107 e l'articolo 108 del codice dei beni culturali, che comunque viene citato anche appunto dalla direttiva in oggetto sui dati aperti. Quindi la direttiva 1024, che è il suo decreto di recepimento, fanno comunque riferimento a quelli che sono a quelle che sono le norme per la circolazione e il riuso delle riproduzioni in ambiente digitale. Dunque, qui vorrei darvi delle indicazioni un po' più sintetiche che possono essere utili magari a chi va poi a consultare questo documento. Allora, in pratica, noi abbiamo cercato di dividere, di dare una, diciamo, indicazione abbiamo anche creato delle tabelle che possono essere utili, un quadro sinottico di incrocio di casistiche tra quelli che sono le riproduzioni fedeli e le riproduzioni creative di beni culturali, incrociandole con quelli che sono i beni culturali pubblici in pubblico dominio, i beni culturali pubblici protetti da diritto d'autore e i beni archivistici pubblici caratterizzati da problematiche di riservatezza. Quindi, incrociando queste definizioni, si possono poi ottenere dei suggerimenti e delle indicazioni su come andare a regolarsi in riferimento a quelle che sono i cosiddetti canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, eccetera. Quindi quello che sinteticamente adesso sul discorso della circolazione, la liberalizzazione delle immagini, in realtà dobbiamo sempre tenere presenti quelle che sono appunto quelle che sono presenti le indicazioni del codice. Quello che abbiamo provato a fare rimane la libera circolazione. Occorre chiarire in primo luogo che in ambito nazionale, nella citata appunto direttiva del 1024, sono proprio state richiamate esplicitamente queste disposizioni del codice dei beni culturali. Quindi, mentre i principi dell'open access si applicano integralmente alla pubblicazione di dati e metadati, la libera circolazione delle riproduzioni dei beni culturali rimane consentita per tutti gli usi tranne che per quelli commerciali, quindi per i quali, come è noto, è richiesto questo corrispettivo di riproduzione. Quindi la stessa direttiva europea prevede la possibilità di applicare questi costi anche superiori a quelli marginali per il patrimonio digitale di musei, archivi e biblioteche. Quindi quello che noi cer abbiamo cercato di fare è di armonizzare le norme del codice dei beni culturali con queste disposizioni europee. In realtà la nostra proposta, qui vedete nella slide, ecco questa qui, è stata quella di individuare una licenza d'uso per le immagini in pubblico dominio che risulti compatibile con la disciplina del codice dei beni culturali. E quindi abbiamo proposto una specifica etichetta da associare ad una di queste delle 12 dichiarazioni sui diritti previste dal consorzio Rightsstatements.org, in maniera tale da segnalare la presenza di limiti di natura extraautoriale all'eventuale riutilizzo delle immagini in pubblico dominio. Quindi questa etichetta sarà machine readable e sarà incorporata all'interno dei metadati che accompagnano tutte le immagini pubblicate online. Quindi l'abbiamo definita etichetta MIC standard, che non è una vera e propria licenza, cioè non opera una cessione di diritti né interviene nell'ambito del diritto d'autore, ma si limita a indicare quello che è già previsto dall'articolo 108 del codice dei beni culturali, reinterpretato però alla luce della disciplina dei casi d'uso presentati nelle linee guida. Quindi nelle linee guida abbiamo presentato ci sono delle tabelle con 11 casi d'uso, per ogni caso d'uso viene data una indicazione su quella che deve essere
la modalità per effettuare una richiesta, per chiedere se è previsto un rimborso spese per l'acquisizione delle riproduzioni, quindi stiamo cercando di dare delle indicazioni il più possibile chiare ai nostri istituti affinché ci sia un comportamento omogeneo. Quindi, adattando questa etichetta MIC, è possibile specificare in modo chiaro quali sono le condizioni d'uso, conformi al codice, di oggetti digitali che per loro natura ricadono nel pubblico dominio. Quindi, per tornare poi a quello che inizialmente è stato citato anche da Antonio Rotundo, noi dobbiamo contemperare quella che diciamo è un po' la matrice pubblicistica del codice dei beni culturali con quello che invece è l'aspetto privatistico della legge sul diritto d'autore. E mentre nell'ambito del Ministero tutto ciò che riguarda dati e metadati può essere liberamente fruito, quello che riguarda la riproduzione di beni culturali ovviamente è disciplinata dal codice, e su questo al momento non è possibile, diciamo, apporre cambiamenti, non possiamo cambiare la norma. Quello che stiamo facendo è nella direzione però di rendere il più possibile, diciamo, utilizzare tutto ciò che è possibile per rendere più semplice e meno frammentario quello che nell'ambito del Ministero viene realizzato per la circolazione delle immagini. E, ovviamente l'argomento è molto complesso e molto dibattuto, quindi se ci sono poi domande o questioni cercheremo di rispondere in maniera più puntuale. Questa è un pochino una sintesi che spero abbia chiarito alcune questioni. Vi ringrazio. Grazie, grazie Antonella per la presentazione completa e esaustiva. Chiedo a Giacomo Martirano, che ha già attivato la webcam, di intervenire per il suo intervento, che invece è un focus sulle esperienze transnazionali di produzione e pubblicazione di Open Geodata. Grazie. Benissimo, grazie a tutti. Procediamo quindi con questo ulteriore punto di vista su delle esperienze transnazionali sulla produzione e pubblicazione di Open Geodata. Un breve cenno al progetto internazionale che consente di effettuare queste esperienze, e poi scenderemo un pochino più nel dettaglio. Il progetto GOPEG, in breve, in questa slide vediamo, diciamo, ci sono tre componenti principali, quindi la co-creazione con una serie di stakeholders di natura pubblica, privata, pubbliche amministrazioni, centri di ricerca, di una serie di use cases che puntino alla armonizzazione di dati geospaziali di natura poi open, alla fine, diciamo, come prodotto finale, attraverso l'utilizzo, diciamo, in casi d'uso di natura ambientale a largo spettro, così come a largo spettro è la direttiva Inspire, che fa riferimento diciamo, all'ambiente, con effetti diretti o indiretti sull'ambiente, attraverso l'utilizzo di una serie di strumenti che possano facilitare i vari processi di trasformazione e pubblicazione del dato attraverso servizi, pubblicazione di metadati nei cataloghi e quant'altro, partendo da una situazione piuttosto eterogenea di dati di input, sia in termini di, appunto, eterogeneità semantica, ma soprattutto anche eterogeneità di, come dire, facilità di reperimento. Il goal, l'obiettivo finale, è che ciascuno di questi use case produca un cosiddetto high value, almeno un high value dataset, come dire, nelle more della definizione, siamo in attesa dell'implementing act della Open Data Directive, che sembra dover uscire quest'estate, probabilmente slitterà quest'autunno, dove ci saranno requisiti un pochino più stringenti sulle caratteristiche
di un high value dataset, per il momento ci possiamo riferire a quelle caratteristiche previste nell'Open Data Directive, cioè che devono essere available free of charge, salvo casi specifici, devono essere machine readable, devono essere forniti attraverso API e disponibili come download massivo where relevant, quando nel caso. E il consorzio, questo è il sito web di progetto, il capofila è un'università, KU11, e poi c'è un pool di piccole e medie aziende che a vario titolo da diversi anni si occupano, fanno il loro, del loro business, fanno della catena del valore aggiunto nei dati geospaziali il loro business, soprattutto finora incentrato sulle attività nate a valle della direttiva Inspire. In quest'altra slide si capisce forse un pochino meglio come da situazioni come dei tasselli piuttosto slegati tra di loro, caratterizzanti situazioni nei vari paesi, si passi attraverso prima di tutto un'armonizzazione semantica attraverso l'adozione di modelli dati comuni che consentano poi quindi di tradurre, di trasformare questi dati in un linguaggio comprensibile, interoperabile, la loro pubblicazione è requisito contrattuale, formale, è quello che questi dati di uscita del progetto dei vari use case siano findable, discoverable nello European Data Portal. Molto importante come tutta questa catena preveda, si basi soprattutto sul feedback ricevuto agli stakeholder con cui sono stati co-creati i casi d'uso e quindi spostando un po' l'attenzione per chi è stato coinvolto nei vari meandri della direttiva Inspire, che continua ad avere un approccio, come dicono, data provider centric. In questo caso invece si vuole cercare di garantire alla fine di tutto il processo che l'usabilità di questi dati da parte degli utenti, che in molti casi coincidono con gli stessi data provider, ma in altri casi sono diversi, sia garantita il più possibile. Uno di questi use case, che è quello su cui incentreremo la nostra discussione oggi, si chiama GoDeft, e qui vedete una schematizzazione molto astratta. Innanzitutto lo stakeholder ISPRA. Dimenticavo di dire che è fondamentale come requisito di progetto che questi dati di uscita del progetto debbano avere un carattere transnazionale. Quindi si parte magari da come in questo caso, da un focus proposto da uno stakeholder nazionale, come in questo caso ISPRA, e poi si estende ad altri stati. In questo caso questo carattere transnazionale di questo use case è venuto, come si dice, by default, perché ISPRA ci ha proposto di lavorare su una serie di progetti di ricerca, quindi anche qui abbracciamo un po' uno degli aspetti dibattuti nel webinar di oggi. Quindi praticamente si partiva da una serie di progetti di ricerca che usando modelli dati diversi nei vari paesi continuano a produrre dati geologici di subsurface, e che invece grazie all'intervento del progetto GoPeg, che ha consentito alla fine tramite molte interazioni di creare un data model comune, l'armonizzazione dei dati partiti chiaramente dall'Italia, ma poi sta abbracciando anche gli altri paesi coinvolti in questo use case. Addirittura c'è una proposta che diventi data model nazionale per i modelli dati di geologia 3D subsurface. Fino adesso questi progetti producevano, al di là delle elaborazioni che facevano internamente, alla fine producevano dei PDF, quindi alla fine è un grosso passo verso l'interoperabilità. Addirittura questo modello dati, per come si sta agendo, sembra abbia la possibilità di essere usato da progetti ancora più grandi che coinvolgono le comunità internazionali dei geologi.
Senza entrare nel dettaglio del modello dati, questo è semplicemente uno screenshot per far vedere alla fine un geopackage consumato all'interno di QGIS. Però vediamo adesso, entriamo nel merito del tema del webinar per vedere un po' lo stato attuale rispetto appunto alle tematiche dibattute finora. Allora, il dataset prodotto dalla use case, che attualmente è disponibile solo per l'Italia, ma in fase di produzione avanzata anche per l'Austria e a cascata per gli altri paesi che hanno partecipato, che poi sono tutti partner di dei loro progetti che ci hanno portato in dote ISPRA, è scaricabile dall'infrastruttura cloud di Epson Italia in formato GeoPackage, GeoJSON tramite OGC API Features. Il relativo metadato è pubblicato sul catalogo ISPRA ed essendo relativo ad un dato che sia geo che open, il dato risulta discoverable sia su RNDT che sul portale italiano degli Open Data e soprattutto su European Data Portal. Come sapete avviene attraverso, è stato dibattuto in webinar precedenti, grazie a questa cascata di harvesting che avviene tra cataloghi di enti nazionali, cataloghi arvestati dai cataloghi nazionali che a loro volta sono quelli che sono arvestati dai cataloghi dal data.europa.eu. Ovviamente tutto questo non è avvenuto e non sta avvenendo senza qualche, come dire, problematica che qui riportiamo in questa tabella. Al momento tutto il giro, diciamo che funziona abbastanza bene, ma necessita una serie di accorgimenti ulteriori, perché attualmente, per esempio nel portale, nel RNDT, i quick links a OG Service e download non lavorano, sul dati.gov.it c'è uno scollamento attualmente tra il formato della distribuzione e il download, e su European Data Portal, come vedremo, i link per scaricare il dato sono nella sezione Additional Information. Ovviamente c'è ancora qualcosa da mettere a punto, alla fine sono dettagli, però sono dettagli importanti, perché anche dei dettagli che spesse volte dipendono da aspetti tecnici o tecnologici di chi realizza gli strumenti a servizio di tutto questo ciclo, stanno anche loro seguendo il passo e stanno mettendo a punto tutti questi dettagli. Stiamo anche noi contribuendo affinché tutti questi dettagli vengano messi a posto. Giusto per dare una testimonianza di quello che è stato detto finora, qui vedo in chat, purtroppo non sento più nulla. Mi confermate dalla regia che... Si sente. Si sente, benissimo. Grazie Antonio. Sì, sarà un problema forse del singolo. Perfetto. Allora, per chi conosce RNDT, nella visualizzazione metadati e scheda metadati, questo è il metadato del dataset che stiamo producendo. Questo è il link per accedere. Adesso non lo scorro tutto quanto, sapete quanto è lungo un metadato, però andando nella sezione distribuzioni, questi sono i link a cui il dato si può, diciamo, si può scaricare. Mentre, per quello che dicevo prima, se uno si ferma, quella è la scheda metadato dove si accede al metadato, mentre nella visualizzazione precedente, lo step precedente del catalogo, nella visualizzazione metadati, i famosi quick link servizio GC e scarica in questo momento non sono attivi, ma ci stiamo lavorando grazie soprattutto al prezioso contributo di Agid e di Antonio Rotundo in particolare, e voglio qui ringraziare, perché secondo me la sua competente disponibilità è una risorsa enorme, perché soprattutto si fa da tramite tra la legislazione a livello europeo, il suo recepimento a livello nazionale, soprattutto tutto il mondo cosiddetti degli implementers, che alla fine
spesse volte, come noi, sbattono la testa su una serie di problemi, qualche volta dei dettagli, e che grazie al supporto costante di Agide e di Antonio in particolare, di Gabriele finché stava in prima linea, è veramente prezioso. E giusto per testimonianza di quanto sto dicendo, in questo caso questi due problemi, la soluzione qui è che RDT potrebbe aggiungere OGC API features nella CodeBridge nazionale protocol value, anche se, come vedremo, è preferibile, cosa che abbiamo fatto, estendere direttamente la CodeBridge Inspire, mentre qui, in questo caso, RDT con il suo, diciamo, tramite il provider di tecnologico del catalogo, sta aggiungendo geopackage alla lista di formati di download. Come vedete sono dettagli, però alla fine sono dettagli che possono bloccare o possono rendere più complicata il famoso paradigma FAIR. Giusto per capirci un po' più nel dettaglio, in questo momento il primo problema è questo qui. In pratica siamo per superare la, come si dice, la conformità formale del metadato, abbiamo aggiunto OGC API features come semplice etichetta, però poi per fare tutto il giro deve essere riconosciuto come valore di una code list, e qui appunto con un'azione sinergica Antonio ha aperto una issue sul registry di Inspire affinché questa cosa vada a buon fine, anche perché sia di aiuto a tutti gli altri che potrebbero imbattersi. Diciamo, stiamo capendo che non so se siamo i primi, comunque siamo tra i primi che stanno cercando di fare tutto questo giro con lo GC API Features. Per quanto riguarda dati.gov.it, questa è la visualizzazione, questo è il link del metadato, da cui si vede qui da un lato il piccolo problemino che ancora non siamo riusciti a capire fino in fondo, nella distribuzione prende riconosce il valore del geopackage, però il link corrispondente fa scaricare la seconda distribuzione disponibile, che è il GeoJSON. Forse c'è un problema di priorità di lettura. Comunque qui in questo riquadro un aspetto invece positivo che mi piace sottolineare è che nella licenza vedete CC BY 4.0. Infine in data.europa.eu, testimonianza che tutto questo benedetto giro di harvesting funziona, questo è il nostro metadato, però anche qui c'è qualche problemino, nel senso che non vengono rilevate distribuzioni, come vedete distribution 0, però i link ai download sono comunque disponibili nella sezione additional information, dove abbiamo i tre link, il primo per scaricare il geopackage, il secondo il GeoJSON e l'ultimo per punta al documento con le capabilities delle API. E qui piccola nota dolente, mentre con Agid abbiamo un canale aperto e estremamente efficiente ed efficace, con data.europa.eu un po' di meno, però stiamo aprendo una linea di contatto anche con loro. Ci sono una serie di questioni aperte sui metadati degli high value dataset, su cui all'interno del progetto stiamo ampiamente dibattendo. Prima fra tutti, come gestire i metadati di dataset multi-country. Con Antonio e Gabriele ne abbiamo parlato anche a lungo, ci hanno supportato anche in una survey che a livello di progetto si sta conducendo tra gli enti gestori dei cataloghi di geodati a livello dei paesi coinvolti. L'Italia sta facendo anche da apripista con tutte le sue best practice, come sapete, con GeoDKP, che consente di superare una serie di potenziali problemi che altri paesi non hanno risolto, come il double counting, la doppia presenza dei dati geospaziali e open arvestati due volte dai due cataloghi che li ospitano, e invece noi siamo presentati in tutte le conferenze la best practice che gli altri stati cercano di seguire. E qui come gestire i metadati? Allora, una proposta che si sta prendendo piede è che, siccome lo stakeholder italiano ISPRA in questo caso sarebbe, perché sapete che nei cataloghi in Italia, per esempio nel catalogo in RDT,
non è pensabile che un istituto geologico austriaco si registri nell'elenco delle PA autorizzate a pubblicare dei metadati. Quindi, come vedete, ci sono aspetti molto tecnici legati all'encoding degli XML dei metadati o l'aggiunta delle codelist nei registri, però poi ci sono aspetti organizzativi altrettanto importanti che bisogna risolvere tutti insieme per garantire il rispetto di quei famosi principi FAIR. In questo caso probabilmente ISPRA potrebbe ospitare anche i dati degli altri paesi che sembra siano d'accordo, però anche qui un minimo di accordo di regola, non tutti. Qualcuno ha detto per esempio che non ha tempo di lavorare sul metadato e quindi il progetto magari dà una mano, però poi bisogna garantire una sostenibilità a lungo termine di tutto questo lavoro, quindi ci sono aspetti in via di discussione. Come assicurare che tutti i dati prodotti da GOPEG siano discoverable in European Data Portal? Diciamo, per il nostro use case, la soluzione, al di là di quei dettagli tecnici, il risultato l'abbiamo già raggiunto. Vi posso anticipare che negli altri paesi, non so se posso dire che la situazione che stiamo sperimentando nel progetto è un campione rappresentativo, rappresenta la situazione di altri paesi, però sicuramente è un campione rappresentativo. Per esempio in Belgio vi posso dire che ci sono 4 enti diversi che gestiscono cataloghi di dati territoriali e non è che si parlino proprio tanto tra di loro. Tutti i meccanismi che Agid ha risolto con GDKP lì ancora stanno in mente domini. In Spagna alcune municipalità coinvolte nello use case non sapevano che avevano la possibilità o forse anche l'obbligo di registrarsi presso un catalogo nazionale. Insomma, tanti, tanti aspetti interessanti si stanno dibattendo. Ultima slide, abbiamo fatto una sorta di autovalutazione sul soddisfacimento dei principi FAIR nel nostro caso. Possiamo dire che rispetto al findable il dato lo troviamo più o meno facilmente sia su dateuropa.eu che su geodati.gov.it, dati.gov.it, quindi diciamo che risolte quei dettagli tecnici, riteniamo che il primo principio possa considerarsi soddisfatto. Sul secondo direi che dovremmo essere un po' al top, nel senso che il dato è downloadable tramite OGC API Features in 2 formati open, GeoJSON e GeoPackage. Riguardo all'interoperabilità, anche qui abbiamo adottato un data model comune per il dato Subsurface 3D che è basato su un'estensione Geology Inspire, oltre a candidarsi a diventare un data model nazionale. C'è molto interesse nella comunità scientifica affinché sia adottato per una condivisione interoperabile al massimo dei dati di Subsurface. E last but not least, sulla reusability, diciamo che l'aver adottato licenza CC BY 4.0 raccomandata alle policy di settore, penso che diciamo dovremmo essere a posto su quello. Io vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile a chiarimenti. Grazie anche per quest'altro intervento. Chiedo ad Antonio, ma a tutti i relatori di intervenire. Abbiamo un po' di domande che sono state raccolte, abbiamo anche una decina di minuti per rispondere, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, Sabrina, c'è qualche domanda per il professor Caso, quindi magari partirei dalla prima. Se il professore vuole rispondere, lei. Sì. Francesco Napoli, quando i dati appartengono alla PA, cioè a tutti noi cittadini che gliel'abbiamo forniti, rendere aperti questi dati fino al microdato non è pericoloso per tutti noi, mentre la PA dovrebbe riutilizzarli al suo interno per evitare di richiederli all'infinito e soprattutto per facilitarci la vita con l'uso di tecnologia e innovazione. Che ne pensa? Penso che i dati della pubblica amministrazione devono essere resi pubblici, come dice questa legislazione, ed è una questione che non riguarda solo la dimensione economica, riguarda, come ho detto prima, una dimensione di funzionamento della democrazia. Questa legislazione va inquadrata in un più ampio contesto di
di trasparenza della pubblica amministrazione. Quindi c'è tutta una legislazione a monte sull'accessibilità dei documenti amministrativi e sulla trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione che deve essere tenuta presente. Quindi non è un monade, ma è piuttosto un tassello di un puzzle molto complesso che riguarda appunto il funzionamento stesso della macchina democratica. Quindi il problema non è, non risolviamo il problema dei monopoli sui dati tenendoci stretti i dati all'interno della pubblica amministrazione, ma al contrario dovremmo aprire i dati ma fare in modo che non ci siano i monopoli. Quindi dal punto di vista della politica del diritto il problema è evitare che ci sia una concentrazione di potere monopolistico in capo a pochi soggetti, ma è esattamente, diciamo, nel nostro interesse di cittadini, così come poi di operatori commerciali o di operatori del mondo della ricerca, avere i dati pubblici, riutilizzabili soprattutto, quindi in accesso aperto e quindi effettivamente riutilizzabili, oltre che accessibili. Questa era la prima domanda. Sì, poi ho letto anche le altre domande. Sì, poi ce n'è un'altra, come si coniuga la proprietà intellettuale con il diritto d'autore? Allora, il diritto d'autore è parte della proprietà intellettuale, nella categoria utilizzata a livello internazionale e dall'Unione Europea il diritto d'autore è uno degli istituti della proprietà intellettuale, come ho detto durante la relazione, quindi è parte della proprietà intellettuale. Come si colloca la relazione tra proprietà intellettuale e apertura? Ho cercato di dirlo prima, cioè abbiamo una legislazione che spinge molto per l'appropriazione del dato, il controllo esclusivo del dato, e nello stesso tempo abbiamo una legislazione che invece dice esattamente il contrario. Quindi da una parte abbiamo il rafforzamento della proprietà intellettuale che tenta di andare a coprire anche i dati, e dall'altra abbiamo invece una legislazione come quella sul public sector information che dice che i dati devono essere aperti. Adesso è in arrivo una nuova ondata legislativa che dovremo poi in qualche modo gestire e fronteggiare da parte dell'Unione Europea, cioè il Data Governance Act, il Data Act, quindi abbiamo un complesso di regolamentazione che comunque va nella direzione dell'apertura dei dati. Ma io rilevo questa incoerenza, ma non la rilevo solo io come Roberto Caso, c'è un filone di letteratura immenso, diciamo interdisciplinare, nell'economia, nella sociologia, nel diritto e in altre scienze sociali e non, che dice che questa, diciamo, legislazione tesa a rafforzare la proprietà intellettuale contraddice un'idea di appunto democratica, di frammentazione del potere, quindi di pluralismo dei poteri e di trasparenza dell'azione dei poteri commerciali e pubblici, ammesso che poi nel contesto attuale si possa distinguere diciamo lucidamente e nitidamente il settore pubblico da quello privato. Cioè uno dei grandi problemi è quella della commistione dei ruoli, no? Abbiamo grandissimi problemi sia negli Stati Uniti che in Europa di diciamo commistione e conflitti di interessi per quanto riguarda lo Stato e altri soggetti che non fanno capo allo Stato. Mi pare che c'era anche un'altra domanda su che cosa si sta cercando di fare, se ci sono c'è un coordinamento a livello... Sì, soprattutto orientata alla diffusione di software e servizi internet liberi, citava per esempio Framasoft in Francia, riducendo la dipendenza da GAFAM, che lei aveva citato, se non sbaglio, nelle sue slide. Allora, No, volevo solo dire, in generale per il software libero ovviamente c'è tutta una disciplina normativa italiana, linee guida, diciamo, che vanno nella direzione del riuso del software e quindi del software libero a cui rimandiamo a livello generale. Poi nel merito, prego professore. Grazie, sì, c'è la legislazione, c'è la normazione, purtroppo però non c'è una politica organica di promozione del software libero. D'altra parte, diciamo, lo dimostra il fatto che noi spesso o quasi sempre utilizziamo software proprietari per collegarci, diciamo, per le videoconferenze, per
gestire i nostri dati all'interno delle università e quant'altro. Un'eccezione in questo senso è rappresentata dal GAR, e cioè dal consorzio che interuniversitario che gestisce la rete internet per l'università, che ha messo a disposizione durante la pandemia una serie di strumenti, anche di software libero, per diciamo, organizzare videoconferenze, per fare didattica a distanza e quant'altro. Quindi quella è un'esperienza che si può andare a vedere come un'esperienza virtuosa, ma purtroppo manca una politica diciamo a livello nazionale che vada nella direzione della sostituzione sistematica del software proprietario, almeno, diciamo, almeno in gran parte, con software libero. Esiste questo fantomatico piano nazionale della scienza aperta, a cui fa riferimento anche la domanda di Elena Giglia, che è dell'Università di Torino, che ha fatto parte assieme a me del gruppo di lavoro di esperti che ha lavorato per il Ministero dell'Università, e la bozza di piano nazionale della scienza aperta, che è nominata dal Programma Nazionale della Scienza Aperta 2021-2027, non ha mai visto la luce. Mentre il piano nazionale delle infrastrutture, che entrambi sono citati dalla bozza di linee guida sugli open data, mentre il primo, il piano nazionale delle infrastrutture della ricerca, ha visto la luce, l'altro è rimasto un piano fantasma. E diciamo, noi lo abbiamo prodotto in versione definitiva a fine 2020, e dovrebbe regolamentare l'azione, diciamo, strategica dell'Italia a partire dal 2021. Siamo già nel 2022, quindi da quando il gruppo degli esperti ha finito il proprio lavoro stanno per passare quasi 2 anni. E questo mi fa venire il sospetto che non ci sia la volontà politica di avere una strategia di effettiva attuazione della scienza aperta, e quindi anche di sostituzione del software proprietario con software libero. Grazie, mi riaggancio, siccome ha citato la domanda di Elena Giglia, chiedeva anche ad Agid, nel gruppo di lavoro che ha prodotto, diciamo, le linee guida sono presenti anche rappresentanti delle università, ma come diceva il professor Caso, con cui abbiamo condiviso anche la bozza di linee guida, così come per i beni culturali, per l'applicazione dei principi FAIR, dei principi di Open Science, eccetera, facciamo riferimento e quindi rimandiamo al Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027 che citava il professore, e in particolare al Piano delle Infrastrutture di Ricerca, che è quello già pubblicato, e al Piano Nazionale della Scienza Aperta, che, come diceva il professore, ancora non è però stato adottato e pubblicato. L'approccio delle linee guida è proprio questo, nel senso che le linee guida danno indicazioni generali sul tema dei dati aperti, applicando, diciamo, le previsioni normative, quindi dando indicazioni operative sulle previsioni normative del decreto di recepimento della direttiva Open Data. Quando però esistono delle indicazioni specifiche su particolari domini, come abbiamo visto per i beni culturali, ma anche quello della ricerca e quindi scienza aperta, noi rimandiamo comunque ai documenti ufficiali dell'amministrazione che è titolare per quel dominio. Quindi nelle linee guida c'è un esplicito riferimento e un rimando, diciamo, a questi documenti del Ministero dell'Università e della Ricerca. C'era una domanda per Giacomo Artirano che mi sembra non tanto operativa, ma abbastanza più di alto livello, e quindi chiedevano: mentre spazi come i poli, il mare e lo stesso spazio extraterrestre sono normati da convenzioni internazionali, non così l'infosfera. Qual è lo stato dell'arte della questione? Non so se Giacomo. Rispondo molto velocemente, innanzitutto ringraziando per il titolo che non mi compete, non sono professore, e forse proprio per questo mi spiace deludere chi ha posto la domanda, nel senso che la mia limitatissima conoscenza del termine infosfera, per quello che io sappia, non sono assolutamente in grado di rispondere a questa domanda, quindi va girata a qualcun altro.
Grazie Giacomo. E poi c'era una domanda per Antonella Negri, ma forse aveva risposto, se non sbaglio. Allora la recuperiamo. Allora, la dottoressa Negri volevo chiedere di tornare, se può, sulle riflessioni che Piano e Guida presentano su dati, metadati e riproduzioni fedele e creative rispetto alla cornice regolativa. Sì, allora diciamo che in realtà quello che abbiamo un po' presentato è che mentre la consultazione dei dati, dei metadati e delle riproduzioni digitali, la consultazione è libera e gratuita, noi ci siamo preoccupati di quelle che sono le riproduzioni di beni culturali perché sono quelle che sono disciplinate dal codice dei beni culturali, mentre dati e metadati possiamo tranquillamente applicare quello che è diciamo, la direttiva PSA, cioè non ci sono problemi per l'apertura di dati e metadati. Quindi il nostro focus è sulla riproduzione di immagini dei beni culturali perché è quello che è disciplinato dal codice dei beni culturali. Per cui quello che noi abbiamo fatto nelle linee guida è dare delle indicazioni operative per riconoscere innanzitutto le riproduzioni fedeli dalle riproduzioni creative e incrociare riproduzioni fedeli e riproduzioni creative con quelli che sono i beni culturali pubblici in pubblico dominio, i beni culturali pubblici protetti da diritto d'autore e beni archivistici pubblici caratterizzati da problematiche di riservatezza. Quindi abbiamo analizzato queste casistiche, poi ci siamo concentrati invece su quelli che sono quelli più diffusi, ovvero la tabella riepilogativa su quelle che sono le procedure di acquisizione di una riproduzione fedele di un bene culturale pubblico in pubblico dominio. E queste tabelle le trovate all'interno di questo documento di linee guida che è scaricabile liberamente dal sito Partecipa dove appunto ci sono tutte, c'è il piano nazionale di digitalizzazione in consultazione pubblica con tutti gli allegati che vi invitiamo ovviamente poi a leggere e a rispondere anche al questionario che per noi è fondamentale avere anche feedback. Grazie. Grazie Antonella, anche qui quello che dicevo prima, il decreto e quindi le linee guida ovviamente inseriscono nell'ambito di applicazione della disciplina relativa agli open data e alla PSI i beni culturali detenuti da biblioteche, archivi e musei, però dicono seguendo le autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali, quindi per questo. Come dicevo prima, per la ricerca, per i dati della ricerca e per altri domini come quello di Inspire, rimandiamo comunque perché esistono alle norme specifiche e alla documentazione tecnica che le amministrazioni competenti comunque adottano e pubblicano. Mi sembra che abbiamo risposto a tutte le domande, nel caso ne scontriamo qualcuna, potremmo eventualmente pubblicare le risposte come abbiamo fatto già in altri casi, visto che il tempo è finito, sulla pagina dell'evento. Passerei a Sabrina per la chiusura. Io non posso fare altro che ringraziarvi, ringraziare tutti i relatori, tutti i partecipanti che ci hanno seguito fino a questo momento, invitarvi al prossimo webinar e tutti i materiali che sono stati presentati, vi ricordo, saranno disponibili nella pagina, dell'evento su Eventipia, anche per chi dovesse aver perso diciamo, l'evento live sarà disponibile la registrazione. Quindi grazie, grazie ancora a tutti, grazie ai relatori per gli interventi veramente interessanti e alla prossima. Grazie a Buona voi, giornata. arrivederci. Arrivederci, grazie.